in seguito alla crisi di Alitalia, in un certo senso Malpensa si è salvata, però a discapito di un altro importante aeroporto lombardo, che è lo scalo di Linate. In questi giorni si fa un gran parlare di quale sarà la sorte. Qual è la tua opinione in proposito? Intanto diciamo questo, che Malpensa, se viene lasciata libera di stare sul mercato e di affrontare il mercato, ce la fa assolutamente. Tanto che Lufthansa ha deciso di portare una propria società di diritto italiano, Lufthansa Italia, a Malpensa, quindi si fida del progetto Malpensa e del management di SEA. Linate ha ragion d'essere, ha una sua importanza strategica, non può dipendere soltanto dai capricci della nuova Alitalia, che poi in buona parte sono i capricci anche della vecchia. L'importante è lasciare gli aeroporti una volta per sempre al destino del mercato. Se si chiude il mercato, si chiude l'economia. Invece, sempre per quanto riguarda Malpensa, alcuni dicono che è un aeroporto un po' immerso nel nulla, anche a livello di collocazione geografica, mancano ancora alcuni chilometri di ferrovia, quindi ci sono anche dei problemi ancora da risolvere su Malpensa. Fanno gli aeroporti in mezzo al mare, quindi non è quello che mi spaventa quando non si può arrivare sull'isolotto in mezzo al mare piuttosto che dentro la brughiera. Velocizziamo le infrastrutture attorno a questo hub in modo che l'hub possa essere collegato degnamente, dopodiché vedrete che così come si va negli aeroporti, negli isolotti del Giappone, si può andare tranquillamente anche a Malpensa, non è questo il problema. Nella prima puntata ci sarà ospite il ministro Giulio Tremonti, che nei mesi scorsi è stato tirato in ballo più volte anche dal sindaco Moratti, comunque per i fondi dell'Expo e anche in questo caso per le sorti di Linate e di Malpensa. Come pensa che si stia comportando il governo rispetto a Milano e rispetto comunque alla Lombardia e tutto il nord? Credo che i pensieri di Tremonti oggi siano un po' più robusti e forti e di più vasto respiro che non soltanto dedicarsi a Milano. C'è una crisi forte, si sa che il grosso delle imprese insistono su questo territorio, ma vanno date risposte strutturali, non vanno date risposte a spot. L'Expo è l'occasione per tutti, per il sistema milanese, di dimostrare se siamo una città italiana o se siamo una metropoli internazionale. L'Expo può essere una grande risorsa, una grande occasione, ma non dipende soltanto dalla buona volontà della Moratti o di Tremonti, dipende dalla consistenza del sistema milanese. E se non cambieranno le cose come sono allo stato attuale, ci potrebbero essere delle ripercussioni alla lunga su eventi come l'Expo, ma anche comunque per tutto il mondo dell'imprenditoria? Beh, ma se sbagliamo Expo e sbagliamo a impostare la soluzione sull'industria e sull'economia, cade il nord, e se cade il nord poi voglio vedere il resto del paese come viaggia, a quale velocità. Grazie mille.